Bentornati cari ascoltatori della Rossa nel Cuore, io sono Luis. Io Matteo. Siamo Ferrari F1, la Rossa nel Cuore. Siamo tornati qui in una nuova puntata, possiamo dire purtroppo ancora non molto felice, perché in due Gran Premi la Ferrari ha regalato un sacco di punti a Lewis Hamilton, prima a Singapore e adesso in Malesia con il ritiro anche di Kimi Raikkonen in partenza. Gran Premio della Malesia, iniziamo subito a parlare un po' sì, del Gran Premio malese. Un Gran Premio sfortunato ancora una volta, possiamo dire, dopo quello di Singapore. E non è andato tutto per il verso giusto e sembra che veramente la sfortuna ci veda bene. Eh sì, purtroppo in due Gran Premi la scuderia Ferrari ha avuto veramente un malocchio. Ma parliamo subito del Gran Premio andando a scoprire l'ordine d'arrivo. Come sappiamo vince Max Verstappen, il giovane della Red Bull che sabato ha compiuto 20 anni. Seconda vittoria in carriera per l'olandese. Dietro di lui Lewis Hamilton, che possiamo dire ha perso quei 7 punti che potrebbero essere decisivi per il mondiale, e una seconda posizione per l'inglese che diciamo ha tenuto sotto controllo il campionato e non ha voluto prendere rischi. Terzo Daniel Ricciardo, l'altro Red Bull della scuderia austriaca, australiano, che ha fatto veramente una bella gara sorpassando l'inizio Bottas, poi verso il finale si è fatto insidiare un po' da Sebastian Vettel, che anche lui ha fatto una grande rimonta. Però per fortuna ha avuto quello stint in più per poter allungare, e anche la fortuna di Vettel che a fine gara si è trovato senza gomme. L'unica Ferrari in pista che è arrivata al traguardo è quella di Sebastian Vettel in quarta posizione, che ha fatto davvero una bellissima gara, stando addirittura davanti alla Mercedes di Bottas. Una gran rimonta dal fondo della griglia, partito ventesimo addirittura, e con una buona strategia. Quinto Valtteri Bottas, l'altro pilota della Mercedes, che da un qualche premio che non fa niente. Sì, dal suo rinnovo come Raikkonen non ha espresso molto. Sesto Sergio Perez, che è la prima Force India della griglia. Perez che ha fatto una bella gara mantenendosi più o meno in quelle posizioni, porta sempre punti importanti. Settima posizione per una gran McLaren, quella di Stoffel Van Dorn, che è partito velocissimo subito dall'inizio e ha fatto una gara mantenendosi in quelle posizioni. Ottavo Lance Stroll, il pilota della Williams, che ha fatto anche lui una bellissima gara mantenendosi tra i primi 10 in tutto il Gran Premio, e a fine gara poi si ritrova con questo incidente con Vettel, spostandosi bruscamente diciamo verso destra, perché si vede nel video esattamente che si sposta, sì. Sembra che non l'abbia visto, o magari ha fatto spazio anche il pilota che veniva dietro, poi non si capisce, sì, diciamo che cosa doveva fare. Nel giro poi d'un'ora non ci dovrebbero far cadere queste cose, però. No, però. Che è successo? Nono Felipe Massa con l'altra Williams, che ha fatto anche lui diciamo una bella gara. L'unico inconveniente in casa Williams è stato il pit stop, che l'hanno fatto entrare prima il brasiliano e poi il canadese. Sì. Sì, sembra quasi una ripicca verso Stroll, che volevano Massa davanti. Infatti poi ha chiesto il pilota. A chiudere i primi 10 Esteban Ocon, l'altro pilota della Force India, che poteva fare punti importanti, ma si è ritrovato a combattere diciamo con Carlos Sainz, sì, girandosi testa coda. Comunque ha conquistato un punto importante. Undicesimo Fernando Alonso, il pilota della McLaren, che era molto vicino a fare punti, purtroppo si è ritrovato in una lotta intensa con Magnussen. Infatti Fernando poi ha chiesto ai box di farlo calmare un po' a questo pilota, che Magnussen ultimamente sta facendo girare sì, i fondelli a tutti i piloti. Infatti dietro Fernando Magnussen. Magnussen è arrivato dodicesimo, complice di vari scontri tra piloti e anche diciamo qualche volta pericoloso. Tredicesimo Romain Grosjean con la seconda AS, che ha avuto un gran premio molto rocambolesco. Grosjean. Sì. Nel libre 1 con quel. No, nel libre 2 con quel tombino che è uscito fuori pericoloso. E sì, ha fatto un incidente abbastanza brutto. Sì, sfortunatamente è capitato a lui perché passava in quella zona e si è proprio sradicato il tombino dal cordolo. Sì, praticamente dopo il passaggio di Bottas quel tombino è andato fuori. E Grosjean ha avuto questo problema anche ai freni in tutto il Gran Premio, questo campionato proprio Grosjean 0. Non si ritrova dietro Romain Grosjean. In 14ª posizione troviamo la new entry in casa Toro Rosso, che è Pierre Gasly, che era terzo pilota Red Bull fino a poco tempo fa e ha preso il posto di Danny Kiat, come sappiamo. Esatto. E dovrebbe essere al volante anche per la prossima stagione. Sarà in Red Bull, in Toro Rosso anche nel Gran Premio del Giappone. Sì, e anche per le altre gare tranne quella di Austin, in cui sarà impegnato nel suo campionato di Super Formula e prenderà il posto ancora Fiat. 15esimo Julian Palmer con la Renault, un Palmer che ormai
senza il contratto rinnovato. Sì, diciamo che dopo una bella gara di Singapore, un quindicesimo posto che è un po' incostante, diciamo. E Palmer ha avuto quella fortuna a Singapore. Sì, che si sono ritirati molti davanti per quello. Dietro di lui Nico Hülkenberg, che anche lui un po' si è spento in questa metà stagione. Sì, non ha accesso molto. Che in qualifica fa molto bene, poi arrivando sempre nel Q3. In gara fa fatica di più rispetto all'inizio stagione, che portava i punti importanti. A chiudere la classifica Pascal Wehrlein e Marcus Ericsson, che Sauber purtroppo quest'anno non hanno fatto proprio niente, a parte Wehrlein che a fine gara dà un passaggio a Sebastian Vettel. L'unica cosa importante che ha fatto. Ritiri soltanto due. Carlos Sainz per un problema di potenza, quindi elettrico, al suo monoposto. E possiamo dire purtroppo Kimi Raikkonen, che non ha preso neanche il via, in quanto ha avuto un problema al turbo prima del giro di installazione. No power per il finlandese. Ci siamo giocati un'altra vittoria. Sì, perché anche i punti costruttori ovviamente ormai, non avendo due macchine al traguardo, è molto difficile recuperare. Passando già al venerdì, sì, possiamo dire che le prime libere sono state un po' movimentate tra la pioggia. E prime libere che non si è girato molto. No, perché infatti nella prima mezz'ora non è sceso quasi nessuno. Poi e dopo ovviamente sono abituati alle condizioni del tracciato, con le gomme intermedie e fuluette, più fuluette che intermedie, sì, perché è stato veramente un acquazzone, e si sono fatti tempi molto alti, ma soltanto per avere più confidenza. Davanti a tutti c'erano le Red Bull con Max e Ricciardo, le Ferrari erano molto vicine, mentre le Mercedes hanno faticato tutto il Gran Premio. Nelle libere 2, come sappiamo, questo tombino che è uscito fuori pista dopo il passaggio di Bottas, è passato Grosjean, si è fermata la libera, sì, praticamente la sessione per gli ultimi 15-20 minuti. Poi è andato Charlie White nel controllare, sì, di persona che cosa era successo. Non era mai capitata una cosa del genere, no, a Sepang. Poi non è più ripartita la sessione ovviamente per ricostruire un attimo il punto. Comunque, controllando il passo gara, le Ferrari erano molto davanti, anzi nettamente. Andando addirittura anche sull'1.35. Esatto, dando un secondo e mezzo quasi alle Mercedes. Le Red Bull anche loro erano molto vicine, ma non abbastanza per insidiare le Ferrari. Per quanto riguarda il giro in qualifica, fatto nelle prove libere, le Ferrari sono davanti con sia Sebastian Vettel che Kimi Raikkonen, sì, e che hanno fatto dei tempi veramente buoni. E per quanto riguarda invece le prove libere 3 del mattino di sabato, ho una Ferrari che è migliorata ancora, sì, sempre stando lì davanti con Vettel e Raikkonen, e Red Bull che si è avvicinata di più, e Mercedes invece ha continuato a faticare anche con le novità. Soprattutto con Lewis Hamilton, che faticano con le gomme più morbide. È sempre così, da quest'anno si fatica più con le morbide che con le più dure. È un dato di fatto che potrebbe essere importante a fine campionato. Eh beh, sì. Sì, sì. Comunque Ferrari hanno funzionato molto bene le novità, un dashboard nuovo, un fondo nuovo, come anche Red Bull e soprattutto Mercedes, che poi Mercedes non ha funzionato. No, sui Mercedes non ha funzionato le novità tecniche. In particolare, Ferrari hanno portato un nuovo airbox. Sì. Stile tipo con le, sì, con le orecchie. Con più aperture. E una nuova ala posteriore. Anche sì. Che hanno montato poi prima delle qualifiche. Come sappiamo, nelle libere 3 c'è stato questo problema invece tecnico per Sebastian Vettel, che, sì, deve montare la quarta power unit. Il problema, diciamo, che è interessato il turbo, sì, che era un po' l'elemento critico in Ferrari, e erano al limite delle componenti. I meccanici Ferrari hanno fatto, diciamo, il miracolo di montare la power unit in meno di 2 ore, che ci vogliono circa 3-4 ore per montare una power, sì, unit. Sono sempre velocissimi. Sono sempre velocissimi e bravissimi. Questa volta però purtroppo non ce l'hanno fatta in tempo, una volta che Sebastian Vettel è sceso in pista per la Q1. Come sappiamo non sono stati montati bene alcuni bulloni, alcuni pezzi tecnici che hanno permesso a Vettel. Ma stai facendo anche tutto in fretta, ovviamente si tralascia qualcosa e non va verso il giusto. Comunque una qualifica che non ha visto Vettel protagonista. Pole position che è andata ancora a Lewis Hamilton, sembra che gli giri tutto nel verso giusto al pilota della Mercedes, in 1.30.0, che è il nuovo record della pista. Dietro di lui Kimi Raikkonen in prima fila,
45 millesimi, ha fatto una bellissima qualifica il pilota finlandese, sì. E per poco non ha strappato la pole position. Sì, Kimi ha perso quel millesimo nell'ultima curva, quando ha frenato bruscamente, andando a bruciare un po' di gomma. Però si poteva fare anche tranquillamente la pole position. Sì, le Red Bull invece che finiscono in seconda fila, entrambi con Verstappen e Ricciardo. Si aspettava un tempo, diciamo, più spinto da parte di Red Bull, dato le prove libere. Così, le Red Bull vanno bene nelle libere e poi si spengono leggermente. Forse perché gli altri aumentano la potenza. Sì. E comunque invece Bottas, purtroppo con l'altra Mercedes, non ha faticato moltissimo in qualifica, addirittura dietro le Red Bull in quinta posizione. Che poi ci rimane anche. Sì, che poi ci è rimasto. Per quanto riguarda invece la gara di domenica, tutti in griglia montano gomme super soft, tranne dietro Vettel e le due Sauber che montano invece gomma gialla. Raikkonen purtroppo, per quel problema al turbo che vi abbiamo detto precedentemente, non prende parte al Gran Premio, quindi la sua macchina viene ritirata ai box. Hamilton quindi ha una grande opportunità perché non parte nessuno al suo fianco, soltanto le due Red Bull dietro. Partenza poco caotica, possiamo dire, soltanto un semplice contatto fra Ocon e Massa, che Massa sembra che si stava per girare, poi è stato salvato, sì, dal contatto. Dal contatto, lotta tra Max Verstappen e Bottas, che Bottas è partito bene. Bottas è partito bene, è molto addirittura secondo, sì. Poi ovviamente ha intrapreso questa lotta con l'olandese ed è rimasto dietro. Al quarto giro, lotta intensa fra Max Verstappen e Lewis Hamilton, si vede subito una Red Bull molto competitiva, andando a insidiare l'inglese e passando in prima posizione. Diciamo che la gara l'ha vinta lì Max Verstappen. Sì, l'unico sorpasso, diciamo, sì, tra i della gara, che ha dato la vittoria a Verstappen. Sorpasso che ha fatto veramente al limite la prima curva, superando all'interno Hamilton. Hamilton non ha voluto rischiare di risorpassarlo, anche per tenere in balla il campionato. Una buona partenza anche per Van Dorn, che si è ritrovato quinto già al primo giro, quindi una McLaren già scattante già dall'inizio, soprattutto con Van Dorn, e le Williams e Force India che rimangono, diciamo, a metà classifica. Infatti una lotta intensa anche dietro tra le due Williams e Fernando Alonso, che anche Fernando è partito abbastanza bene. Sì. E dietro è rimasto un po' più bloccato dietro. Sì. E in fondo Sebastian Vettel che inizia a recuperare intensamente. Al nono giro c'è un'altra lotta fra Mercedes e Red Bull, con Ricciardo che va a insidiare Bottas. Sì, si è difeso molto bene il finlandese. Sì, sì, però poi purtroppo, come sappiamo, Ricciardo ha tirato la staccatona. E Ricciardo è uno che attacca molto. Quando deve sorpassare lo fa. Esatto. E anche quando si difende non si fa passare facilmente. Sì, Ricciardo è un buon pilota. Vettel invece un po' indietro si ritrova a inseguire Fernando Alonso, nonostante tutto per Honda anche col DRS. Diciamo che si è ripresa un pochino. Intorno al ventesimo giro notiamo anche Ocon, che ai primi giri ha fatto il pit stop col tatto di Massa, si ritrova anche lui a recuperare un po', si ritrova a lottare con Carlos Sainz in prima curva. In prima curva, andando a toccare la gomma posteriore, andando in testa a coda. Era un po', diciamo, compromessa. Un po' compromessa per il povero pilota della Force India. Intorno invece al trentesimo giro iniziano i pit stop per i big, prima Max e poi Lewis Hamilton al ventinovesimo giro. Vettel invece non continua, entra insieme a Bottas. Entra. Vuole fare l'undercut. Sì, perché stava recuperando sul finlandese. Pilota Mercedes. Entrano non insieme, però diciamo Vettel per montare la gomma più morbida, essendo partito con la gialla, e Bottas per montare la soft. Quindi questo, diciamo, si è rivelato come un sorpasso, come l'undercut. Infatti Vettel passa nettamente davanti al finlandese, e quegli ultimi 15 giri sono stati. Sì, poi aspetta poi che si fermi anche Sergio Perez, che è andato veramente lungo con la gomma rossa, e si ritrova quarto Sebastian Vettel. Si ritrova quarto a circa 15 secondi da Daniel Ricciardo, che anche lui ha gomme soft. E inizia il tentato recupero a tempi di qualifica. Sì, si trovava a 11 secondi Vettel da Ricciardo e inizia a mettere su giri veloci di Sebastian Vettel, davvero impressionante, sull'1.34 basso, addirittura arrivando al giro veloce in 1.34.080. Infatti nuovo record battuto da Sebastian su Montoya. Sì.
e è arrivato a un secondo da Ricciardo, tentando anche un sorpasso in prima curva. Purtroppo poi Ricciardo, come sappiamo, è un gran difensore ed è sono rimaste le stesse posizioni. Sì, Vettel si ritrova senza gomma a fine gara, gli ultimi 3-4 giri, poi si ritrova infatti a perdere un po' di secondi. Comunque Vettel non rischia troppo e finisce la gara quarto. Vince Max Verstappen e durante il giro di rientro, c'è questo contatto, come abbiamo parlato all'inizio del video, tra Vettel e Stroll. Sì, in cui una cosa strana. Vettel passava all'esterno il pilota canadese e Lance non l'ha visto, diciamo, dallo specchietto, si è allargato un attimo e sono venuti in contatto con la posteriore di Sebastian, che diciamo si ritrova senza la gomma posteriore. Ecco. Quindi ha dovuto parcheggiare, diciamo, lì la sua Ferrari, sempre distrutta ancora una volta, esatto, in Singapore. E si è rischiato che il cambio fosse danneggiato per questo contatto, perché è stato anche abbastanza brusco. Per fortuna in questi giorni è saltata la notizia che il motore da Maranello sta tranquillamente viaggiando verso il Giappone senza nessun problema, quindi si spera resisti fino a fine campionato. E invece, passando a qualche dichiarazione, c'è Max che dichiara che non si aspettava nemmeno di vincere il Gran Premio qui, anche se un po' forse un po' si sapeva. Sì, dalla partenza già si sapeva che essendo secondo avrebbe poi attaccato Hamilton, perché la vittoria diciamo non è che la meritava, però l'avrebbe voluta solo poderosamente. Infatti Lewis dichiara di essere comunque contento di aver allungato su Sebastian Vettel, una gara che per lui è stata un po' difficile all'inizio perché non si è sentito molto in confidenza con la vettura, però ha rischiato meno. Dichiarazioni invece per i ferraristi con Kimi Raikkonen, che ha dichiarato che purtroppo la sua gara non è partita neanche per problemi alla macchina. E diciamo che poi Kimi, con il suo solito comportamento, non parla molto, quindi ecco, e anzi quindi non c'è neanche tanto da parlare, quello che è successo è quello, quindi ci riproverà poi in Giappone. Sebastian Vettel invece sperava nel podio, sperava direttamente nella vittoria, però poi sì, in qualifica partendo ultimo poi è difficile, quindi è finito quasi 40 secondi da Verstappen. Sì, ma essendo partito i ventesimi però è un gran risultato. Esatto. Passiamo un po' ai punti piloti e costruttori. Ritroviamo Lewis Hamilton a 281, che allunga su Vettel a 247. Bottas 222, Ricciardo 177, Raikkonen fermo a 138, Verstappen 93, Perez 76, Ocon 57, Sainz 48, Hülkenberg 34, Massa 33, Stroll 32, Grosjean 26, Van Dorn 13, che Van Dorn ha fatto bei punticini, 11 Magnussen, Alonso rimane a 10, Palmer 8, Wehrlein 5, Kvyat 4 ed Ericsson ancora a quota 0. Per quanto riguarda invece i punti dei team, troviamo la Mercedes ormai scappata via, diciamo, a 503 punti, Ferrari dietro con 385, Red Bull 270, Force India 133, Williams 65, Toro Rosso 52, Renault 42, Haas 37, McLaren 23 e Sauber a 5. Per concludere completamente il Gran Premio della Malesia, che è stata l'ultima edizione in Formula 1, 19 anni che si corre sul Gran Premio malese, in questi giorni hanno dichiarato che il Gran Premio è stato cancellato al 200%. Sì, ovviamente non prenderà più parte alla Formula 1. Si spera comunque che ritorni, quindi diciamo che un addio. Sì, è un addio, diciamo, un addio arrivederci, perché Sepang è un bel tracciato. Sì, infatti ha fatto tanta storia. Tanta storia negli ultimi 19 anni e speriamo che poi ritorni in calendario. Una notizia importante è quella del Gran Premio della Cina, che rinnova per altri tre anni. E vuole però cambiare di data con il Bahrain per una festività religiosa loro. Per oggi è tutto, ci si vediamo in questi giorni per l'anteprima del Giappone, due video consecutivi sul nostro canale che ricordo La Rossa nel Cuore F1, iscrivetevi per rimanere sempre attivi, ci sentiamo anche per Radio Keke Tom, vi ricordo che sempre di mercoledì saremo attivi. Sì. E ci vediamo settimana prossima. Ciao! Ciao ciao!